Allora, vi faccio vedere questa riparazione prima senza lampada. Questa è la grandinata di Torino. Vabbè, ci sono degli aloni, qua il cliente mi dirà poi se era lucidata o se la lucida lui, comunque la macchina è nuova, non è necessario lucidarla, basta un lavaggio. Allora, questa è la macchina riparata dalla grandine, grandinata di Torino del 2 agosto. Fortunatamente cofano in alluminio, difficile da lavorare, ma si è bollato di meno di un cofano in lamiera. Quindi è andata bene che fosse in alluminio. Ovviamente la lavorazione è più difficile, però meno bolli, quindi tutto sommato meglio in alluminio. Le fiancate. Faccio vedere adesso con le lampade e poi faccio vedere anche gli attrezzi che ho utilizzato. Quindi già potete vedere con le griglie del locale se è dritta o meno. Ovviamente le lampade, le macchine andrebbero fatte vedere con le lampade. Il celino avrei dovuto smontare per riparare il tetto, quindi avrei dovuto togliere il celino. Il problema qual è? I problemi essenzialmente sono due. Uno, le guarnizioni, che qui hanno un'anima in metallo e quindi le guarnizioni in gomma delle porte si rovinano. E secondo motivo, il celino ha un insonorizzante, quindi tolto l'insonorizzante l'ho poi applicato l'insonorizzante nuovo. E poi un ultimo motivo, ci va comunque del tempo a smontare e si rischia sempre di rompere qualcosa. Se vogliamo ancora dire una cosa, se non si smonta si evitano poi rimontando i cigolini, quindi la macchina rimane, se non è smontata, originale. Quindi come ho fatto il tetto? Coi tappi, quindi con le ventose. Tutto fatto con le ventose. Un giorno e mezzo di lavoro. E che cosa ho utilizzato? Queste ventose. Quindi tutte queste ventose qui, questa con la verde. Ce n'è un po' ancora nella cassetta, questa pistola per colla a caldo. E poi ho utilizzato questi martelli, faccio vedere. Uno, questo martello che dà colpi un po' più secchi, questo martello che dà colpi un po' più morbidi, il solito per spianare, qui anche per i cofri in alluminio, solo questa parte qui, e poi per rifinire a distanza, faccio vedere, martello da 1,5 m. Quindi ho utilizzato questi 5 martelli. Come punzoni invece li ho usati poco, però ho usato questo punzone qui, ribattuto con questo martello qui e vabbè, vi faccio vedere ai corsi anche come si utilizzano. Perché utilizzare le ventose, ribattere, quindi portare tutto in piano, è difficile. Poi leve per i cofani, ho usato per l'alluminio, leva destra questa, quindi leva sinistra questa gialla, non so se si vede, leva destra questa rossa e poi questo attrezzo qua che si utilizza sempre, quindi questo cacciavite che in realtà è un attrezzo proprio per levabolli. Adesso vi faccio vedere la macchina con le lampade, quindi il grado di finitura che sono riuscito a ottenere con le lampade. Se avete macchine dell'ultima grandinata di Torino, non volete smontare, volete riparare tutto a ventose, ovviamente ci va più tempo, costa un po' di più, però non si smonta nulla. Quindi fatemi sapere, nel caso si può fare anche la macchina a ventose. Vi faccio vedere i montanti. Adesso vi faccio vedere con le lampade. Quindi il tempo che si impiega ovviamente va a permettere una finitura migliore. Quindi più tempo si impiega, più la finitura ovviamente si lavorano i bolli da tutti gli angoli, la finitura è migliore. Andiamo a mettere le lampade.